Luciani, la spettacolarizzazione della politica è un fenomeno che la preoccupa e soprattutto più in generale induce il giornalista a rapportarsi diversamente con il pubblico e con la notizia stessa. La spettacolarizzazione della politica è nei fatti, è qualcosa di ormai irreversibile, non è nemmeno qualcosa di negativo, bisogna sempre vedere come poi la politica viene trattata, in che modo viene trattata. Cioè, è chiaro che portare il politico a cucinare la pasta alle melanzane, come è successo, può essere divertente, però non è che... La cosa incredibile è che i politici sono dalle 8 di mattina fino alle 11 di sera in televisione, nei talk show, alla radio, eccetera. Sembra assurdo che lo dica io, perché li invitiamo anche noi, sì. Però è così. Ed è qualcosa che accade solo in Italia. È un processo irreversibile, sicuramente. Parliamo adesso di giornalismo. Il 25 giugno del 2006, il giorno prima d'Italia-Australia, Lippi fece una dichiarazione incredibile, disse: finitela di fare gli stronzi, con riferimento ai giornalisti. Fin quanto bisogna fare lo stronzo quando si è giornalista? Cioè, dove, fin dove adesso bisogna trascendere? Dai, lo voglio vedere. No, tratto male. Quasi sempre bisogna essere stronzi. Come si fa a non essere stronzo? Se uno non è un po' stronzo, significa che non gli piace fare questo mestiere. Bisogna essere stronzi. Si parla spesso anche della radio come, diciamo, della faccia buona dei media, dell'oasi. È sempre così o la Simona Ventura ce l'abbiamo solo, cioè, è solo in televisione? Cioè, le avete anche di là, questi personaggi, insomma, che sbagliano per i ipotetici? Ma il problema non è tanto il linguaggio. La fortuna della radio è anche il fatto che si può essere un po' sporchi anche nel linguaggio. Però la radio buonista sarebbe la fine della radio, almeno secondo come la concepisco io, una radio di informazione. Una radio buonista non trasmette passione, non trasmette entusiasmo. Ultima domanda, ripartiamo da un episodio proprio del Tascapane. Abbiamo da poco fondato la radio universitaria in una delle punte, radio fuorisede, siamo tutti fuorisede a Ferrara, lo senti dall'accento, e in una delle prime puntate, li ami o li odi, abbiamo messo a paragone te e Sgarbi, che proprio aveva al festival La Fiera del Libro aveva detto: questi festival culturali non tanto sono, perché permettono che tanta gente, tante masse, grandi masse di persone arrivino, però sono tutti curiosi, sono pochi i lettori. Che ne pensi? Ma il pubblico dei festival, questi qua? Sì. Ma sono pochi lettori, cioè sono pochi quelli che seguono realmente, sono molti i curiosi che fanno la fila. Io credo di no, i festival di questo tipo invece ci sono curiosi certamente, ma ci sono anche molta gente che si vuole avvicinare al mondo del giornalismo o che comunque non ha semplicemente la curiosità. Io penso che gran parte delle persone che frequentano per esempio questo festival, come altre rassegne sul giornalismo, sono dei divoratori di giornali, di informazioni in generale, di televisione, di radio. Non sono d'accordo con il fatto che sono semplicemente dei curiosi. Molte grazie.